Adesso devo stirare tutte queste camicie, che sono camicie da lavoro. Ne avrò per circa mezz'oretta, penso sicuramente. A stirare tutte queste camicie e in più sotto ho trovato anche i pantaloni da lavoro. Ho voluto prima stirare, adesso sono le 9:15 di mattina, ma devo ancora fare colazione, per cui adesso vado giù, preparo il tè, così faccio un po' di colazione. Thank you.
che porto io quando esco, per cui ci sono due paia di jeans, delle magliette che utilizzo solo con i jeans, e adesso ci faccio il lavaggio, quello da 30 minuti in acqua fredda, perché di solito questi capi per me considerati delicati li lavo in acqua fredda. Oggi a mezzogiorno ho preparato così il cappuccio tagliato, poi qui ci devo ancora decidere se metterci una scatoletta di tonno oppure una di Simmental, qui ci devo ancora capirmi, poi qui le fa riflesso, cerco di togliere il riflesso, comunque queste sono olive verdi alla cerignola, queste hanno anche l'osso. E di qua c'è lo squacquerone che ho aperto ancora ieri, è tipo uno stracchino leggermente più morbido e è avanzato un nuovo sodo di 2 giorni fa, forse è ora anche di mangiare anche questo. Oggi sono qui fuori alla Famila perché ho deciso di venire qui a farmi un po' di spesa e anche vorrei farmi la carta fedeltà anche a questo supermercato, visto che ho scoperto dei lati positivi di prodotti, per cui sto quasi pensando di farmi anche la carta. Adesso vediamo se me la fanno o cosa. Comunque, qui in questo momento hanno iniziato ad aprire un po' tutto, sapete che vi parlo dal Veneto, non so quando vedrete questo video, se sia ancora così, io spero di sì perché lo sto registrando 15 giorni prima della pubblicazione. E beh, comunque adesso vediamo che spesuccia e se mi fanno questa carta. Poi ieri ho preso un po' di sole, adesso non so se si vede. Però qui e il lato qui sopra del seno mi sono rimasta arrossata. Ieri sera ero arrossata sia davanti che dietro. Ho fatto un'ora davanti e un'ora dietro come sole. Però la schiena non mi sono neanche guardata questa mattina se si è inscurita e non mi dà molto fastidio. Però qui davanti mi vedo ancora un po' arrossata. Poi adesso forse col sole non si vedrà un picchio, però mi sono messa anche l'autoabbronzante per ieri sera per dare un po' di armonia di colore. Poi ieri sera ho fatto una ricettina che mi è un po' dispiaciuto non registrarlo. Ho fatto un risotto con zucchine e salsiccia
E come e per aromatizzare il tutto ci ho messo mezzo dado, quelli della Knorr. E vi devo dire che il riso è uscito buono, mi è veramente piaciuto. Poi sopra una spolverata di grana. Ma vi devo dire che mi è veramente, veramente piaciuto. Se lo rifaccio, casomai registro più avanti. Non so se lo faccio in questo vlog o più avanti, anche perché in questo momento non ho più le zucchine, devo andarle a prendere. E se lo rifaccio, casomai ci faccio due o tre clip, così vedete anche questa ricettina. Ok, io adesso aspetto che aprano, anche perché sono partita presto perché non sapevo se trovavo confusione per strada. E per cui adesso sto aspettando, ma non sto guardando, ho guardato l'entrata, ma per il momento non c'è nessuno che faccia colonna, per cui posso rimanere tranquillamente qui. Anche perché devo da quando hanno da che adesso hanno iniziato ad aprire dappertutto, non so se qui facciano il stesso trattamento di prima, perché qui nel momento peggiore c'era l'omino che ti faceva pulire il carrello dove si mettono le mani e mettersi i guanti, quelli che usano loro, anche tipo quelli che si usano per la verdura, sopra i propri guanti. Adesso non so se sia ancora così, vediamo, perché è una scoperta anche per me. Comunque non ho molte cose da prendere di base, visto che non ho molte cose da prendere di base, se non vedo il carrello troppo pieno, ho pensato di aggiungerci una cassetta d'acqua e un pacco di carta igienica come scorta, visto che piuttosto di prendere questi due prodotti quando ho già il carrello pieno di altri prodotti, preferisco prenderli quando ho il carrello un po' vuoto, così mi trovo un po' meglio. Ma comunque adesso, visto che è un po' tutto aperto, riesco ad andare a prendere i prodotti anche ad attigotà o da acqua e sapone, riesco a gestirmi meglio la situazione che dover fare quei carrelli enormi pieni di tutto. Ed eccomi tornata dalla spesa della famiglia. È andata meglio delle altre volte perché non c'era colonna, c'erano due persone prima di me, prima di entrare, ma niente da fare casino come succedeva una settimana o 15 giorni fa, per cui è stata una spesa molto tranquilla. Questa volta sono riuscita, poi devo guardare, ho speso 90 e qualcosa, sono riuscita a rimanere sotto i 100 euro questa volta. Mi sono tesserata, visto che, come vi dicevo, ho visto prodotti che mi piacciono, per cui o una volta da Cadoro, una volta alla Famina, penso di gestirmi la situazione tra questi due supermercati. Ok, adesso vi faccio vedere la spesa. Di scorta, visto che c'era, ho preso sia la carta igienica scotonelle e sia l'acqua Brio Blu. Poi ho preso questa salatina qui, che è la Misticanza, prodotto già lavato. E visto che inizia il caldo, mangio volentieri queste verdurine. Nel reparto gastronomia ho preso queste due cestini alla frutta. Poi ho preso una, due, tre, quattro, cinque e cinque bottiglie di Coca Zero. Non l'avevo mai, oppure l'avevo assaggiata e non mi diceva niente. Comunque, in questo periodo, per sbaglio, perché mi ricordo che avevo tro che nel quando c'era molta più casino di adesso, mi ricordo che c'era una persona davanti a me e io volevo della Coca-Cola e ho preso questa per mantenere anche le distanze. Ho detto: beh, prendo questa, e non avevo fatto caso il discorso se che tipo di Coca-Cola fosse. Ma adesso che l'ho assaggiata, questa Coca-Cola zero zuccheri, vi devo dire che mi piace ed ha un gusto leggermente diverso dalla classica Coca-Cola, però non è niente niente male. Infatti ne ho prese di scorta. Poi ho preso il pane per qui c'è scritto per fare sandwich, ma io ci faccio i toast. Visto che qui era in offerta a meno di un euro, l'ho preso.
Poi ho preso una confezione di uova, non bianche, ma queste le uova classiche, perché ho anche aperto la confezione per essere sicura che non fossero quelle bianche. Una confezione di quest'olio, come prezzo l'ho pagato sui 4 euro e qualcosa, e non l'ho mai la Baceda come marchio, e ho deciso di provarlo. Passiamo al sacchetto. Allora, vi dicevo, visto che qui c'è lo scontrino, se lo trovo. Ah, importo pagato 89,59 centesimi, per cui sono rimasta sotto anche di 90 euro. Bene, bene, questa volta non mi posso lamentare che ho superato i 100, o peggio ancora quando ho fatto la spesa da 200 euro. Allora, ho preso queste, le sottilette classiche, queste qui, una stecca di nocciolato Novi, che è sempre buono. Poi nel banco frigo ho visto questa scamorza piccolina affumicata e so che l'avevo già assaggiata, non mi ricordo più se l'avessi preso alla Famil o da Cadoro, ma questi bocconcini di scamorza li avevo già presi, non erano niente male, per cui ho deciso di riprenderli. Poi qui c'ho il Duplo, ho iniziato a prendere, dopo qui in mezzo c'è anche un altro snack. Perché sto pensando alle giornate, se inizia a fare bello la domenica si va al mare e questi sono i snack che mi porto dietro. Per cui questo è il Duplo, poi ce n'è un altro, ma adesso lo devo trovare. Poi, sempre perché era in offerta, ho preso il pane degli hamburger del marchio Selex, perché era più anche scade ad agosto, per cui tempo di utilizzarlo ne ho e ho deciso di prenderlo. Per quanto riguarda pane, qui ho preso, questo me lo ricordo, è il pane arabo, quelle ciabatte che chiamano pane arabo, e ne ho prese tre. Da congelatore ho preso questa spicchi di pizza alla diavola, quella che ha delle fettine di salamino, perché ho assaggiato sia la margherita che questo alla diavola. La margherita ni. Non mi ha soddisfatto come questi spicchi alla diavola, per cui li ho presi, sono spicchi piccoli, se si vuole assaggiare uno snack di pizza con questo c'ho la possibilità di farlo. Nel reparto gastronomia ho preso le manzancolle in sour, già assaggiate e mi piacciono. Beh, qui una confezione di Salva Slip. Poi, reparto gastronomia, bocconcini di polpo, mai assaggiato, lo proviamo oggi a mezzogiorno. Anche perché per questa sera c'ho un'altra cosuccia da mangiare, ma adesso vediamo dove l'ho messa. Poi, ho preso la mozzarella per pizza, visto che in questo periodo, vi parlo ancora di 3 settimane fa, mi ritrovo con 2 confezioni di farina. Adesso inizia il caldo, fare dolcetti tipo torte mi scoccia un po', perché se non sono fredde dal frigo non vengono molto apprezzate. Per cui io stavo, cioè volevo provare ad utilizzare la farina che ho per provare a cimentarmi in qualche altra pizza, come vi avevo fatto vedere in un qualche vlog precedente, e questa volta ci ho preso addirittura la mozzarella. Poi nel reparto congelatore ho preso il tiramisù al mascarpone, mai assaggiato, non so se sia buono o cosa. Ho preso questi Magnum Ruby, mai visti di questo colore, non so che gusto abbiano, tutto da provare. Eccoli qui gli altri snack, i Kinder Bueno. E per questa sera ho preso le cipolline al forno. Dove l'ho messo? Ah, è qui sotto. E come carne qui dentro ci sono le alette di pollo. Ed ecco qui, per cui a mezzogiorno il pesce e alla sera carne. E la verdurina questa qui pensavo di tenerla per domani a mezzogiorno. Ho preso 3 confezioni di questi bocconcini cuor di lampone perché erano in offerta e per cui ne ho prese 3 confezioni. Ho
Ho preso il prosciutto ed anche la mortadella così confezionati perché sinceramente questi prodotti così confezionati li trovo più buoni al Famila che da Cadoro. Quelli da Cadoro dopo 2 o 3 giorni, anche se sono confezionati così, tenendoli in frigo oppure che sono di qualità inferiore, non hanno un gusto molto buono, mentre questi qui, anche se sono confezionati così, ho la mia data di scadenza, non sono costretta a mangiarli in fretta e come affettati mi piacciono questi. Poi ho preso i bocconcini di bufala, anche questi qui li trovo buoni presi alla Famila di questo marchio, la Perla del Mediterraneo, sarà già la terza o la quarta confezione che acquisto perché mi piace proprio il gusto di questa mozzarella. Erano in offerta del saper di sapori, ho preso le linguine. Di questo marchio avevo già assaggiato altra pasta corta e mi era piaciuta. Visto che erano in offerta queste, ho deciso di prenderle. E per finire, sempre per il discorso di provare a fare la pizza, ho preso il pomodoro pelati. Ok, adesso sacchetto vuoto. E questa è tutta la mia spesa di questa mattina. Ed eccomi arrivata a Montebelluna per fare una passeggiatina. Questa, a dirvi la verità, è la mia seconda passeggiata. La settimana scorsa ne ho fatto un'altra, però non ho vloggato, non era la settimana che facevo vlog, per cui non ho registrato niente. Oggi vi faccio vedere un po' di natura. Comunque sono le stesse passeggiate che facevo l'anno scorso. Non mi avventuro di fare la troppo lunga. Perché vi devo dire che la volta scorsa che l'ho fatta, la sera ero cotta e avevo fatto 3.000 passi. Per cui adesso vediamo oggi di restare più o meno, sì, 4.000. Adesso vediamo come va, perché no, come va il contapassi, se arriviamo tra i 4.000 e i 5.000 passi oggi. Vediamo oggi quanti passi ho fatto. E ce l'ho fatta a farne più di... Forse c'è riflesso e non si vede. Ho fatto 5.148 passi. Sono riuscita ad arrivare sui 5.000 oggi. Poi, dopo la passeggiata, ho fatto un giro per il centro. Visto che prima che succedesse tutto questo casino, Davide si stava provando delle mutande di The Zenis. E lì erano andate bene e così ho deciso di prenderne intanto 3 paia giusto per continuare a eliminare quelle più vecchie, più rovinate che c'ha. Mentre ero lì mi fa: vuoi per questa volta vuoi abbinare anche delle magliette? Allora gli ho detto di sì, praticamente me ne ha abbinata una blu su questa fantasia, quella grigia su questa fantasia, quella nera su questa fantasia. In tutto di questo qui ci ho dato 39 euro e 98 centesimi.
E comunque sarebbero 40, più o meno per poco, per 2 centesimi, sono 40 euro. E intanto un giretto per mutande anche per Davide, sono riuscita a farlo. Oggi mi sono vestita come questa mattina, con questa magliettina, con queste maniche così e i jeans. Questa mattina che sono andata a fare la spesa non ho avuto problemi di avere caldo. Oggi pomeriggio però un po' di caldo ce l'ho avuto, però pensavo se qui da questi lati sudo un po', cala un po' la ciccia, forse. Prima che mi cambi, che mi metti la tuta, volevo dire un'altra cosa. L'altro giorno ho fatto l'account sul sito italiano di Lush, però subito non ho preso niente, anche se c'erano tutti i prodotti che volevo, ho pensato, beh, prendo un altro giorno, intanto mi faccio l'account, vedo se eventualmente nel passare di giorni mi arriva qualche sconto per l'iscrizione. Però non mi è arrivato nessuno sconto, allora ho pensato, beh, prendo i 3 prodotti che volevo prendere. Uno di essi in questo momento è in produzione, per cui ho rinunciato a fare l'ordine completamente e aspetto che ci siano tutti e 3 i prodotti, perché 2 sono sicura di volerli prendere assieme, perché sarebbero lo shampoo e il balsamo, per cui preferisco prenderli assieme. Quello che è in produzione è proprio il balsamo. E per cui mi sono fermata poi per no, le boccette piccole di gel detergente doccia che hanno quelle profumazioni un po' particolari per 9 euro sulle confezioni più piccole sul sito te le spediscono. Per cui ho pensato, beh, per 9 euro prendo la taglia piccola e acquisto anche un doccia, ne avevo in mente uno solo. Però alla fine non ho fatto nessun ordine per questo discorso, per il discorso che il prodotto è in produzione. Sono riuscita a farmi la prima lampada dopo mesi, ho fatto i miei 15 minuti, adesso vediamo questa sera di che colore che sono. Poi sono passata, però ho messo qui dietro perché avevo 2 batterie per ricaricare i cellulari se sei in giro che si scarica, ma entrambi in questi 2 mesi mi sono morte, non mi si... cioè segnano al 100% che sono cariche, metto la spina sul telefono, nel giro di 2 minuti si scaricano e segnano che sono scariche, per cui non mi caricano più il cellulare. Allora, visto che adesso era aperta, sono venuta a prenderne. Così ho scoperto perché io ho l'entrata con la micro USB e di conseguenza sono stata costretta a rimanere su questo tipo, perché qua tutti i telefoni cominciano ad avere l'altra l'entrata OBS. La differenza tra la micro e quell'altra che non mi ricordo come si chiami è che la micro ha la parte sotto, una parte più larga e una parte più stretta, mentre quelle che adesso stanno uscendo sono uguali sia sopra che sotto. Ma io ho il telefono G7, Samsung Edding 7, qualcosa del 6, G7, non mi ricordo neanche più come si chiami, e che il mio telefono sarebbe stato l'ultimo, perché poi col G8, sempre della Samsung, mi sembra che abbiano cambiato il modo di avere la spina. Però io nel frattempo il telefono mi va bene e mi scoccia cambiarlo solo per un discorso di spina. Beh, per fortuna che la batteria l'ho trovata. Adesso volevo farmi un giro in centro a Castelfranco, vedere se era aperta la gelateria e vedere se prendere il gelato oppure no. Comunque oggi è una giornata così, ci sono le nuvole, ogni tanto piove, ogni tanto c'è il sole. Poi, per quanto riguarda la borsa estiva, visto che adesso iniziano ad aprire, non so nemmeno io se prenderla o se lasciar perdere per quest'anno, perché contando che il prossimo mese è giugno, la utilizzerei giugno, luglio e agosto, perché guardando sul sito le iNot come marchio, ne ho visto una principalmente di carina che è Roma con i fiori di ciliegio, qualcosa del genere. E
che però dovrei andarla a prendere sempre o ordinarla sempre qui, o dal sito o qui in negozio, perché non l'ho vista come formato, perché io voglio il mio formato, il formato questo qui, io voglio di questo formato. E sbirciando nel negozio di Castelfranco che vendono le iNot, ho visto che hanno il zainetto, hanno la borsa più grande, hanno altri modelli, ma a me va bene questo modello. Se la prendo dal sito ho un po' paura, perché fanno anche le consegne con l'SDA, cioè Poste Italiane. Vi dico che ho già esperienza con l'Ossitane e con la Kiehl's, che come trasporto di corriere nella mia zona sono veramente un disastro. Non, loro pass, loro non passano, ti dicono che sono passati e che l'hanno lasciato il bigliettino nella cassetta della posta. Tu non trovi il bigliettino, tu non trovi niente. Per cui veramente sono un disastro. È un disastro come corriere. Io parlo della mia zona perché in altre zone potrebbe funzionare bene. Perché, come Bottega Verde, anche loro spediscono con le Poste Italiane. E anche con loro preferisco andare in negozio che prendere sul sito solo per colpa del corriere. Ok, adesso vado a farmi il giretto per la piazza di Castelfranco, vediamo se mi fermo a prendere il gelato o cosa mangio. Che emozione ritrovarmi qui nella piazza, mi viene quasi da piangere. Erano praticamente 2 mesi che non venivo più in questa piazza e ritrovare il parcheggio con qualche macchina mi fa piangere, ve lo dico veramente. E dopo questo attimo di emozione guardo sul portafoglio, c'è 50 centesimi, perché il minimo del parcheggio è 50 centesimi. Ho visto che la gelateria è aperta, così posso andarmi a prendere un po' di gelato. Eccomi qui tornata e ho preso, qui c'è dentro il gelatino sulla vaschetta termica che adesso metto subito in congelatore. Visto che aveva anche dei biscotti, ne aveva una confezione di vassoietti preparati con del misto, poi aveva questi torcetti, allora ho preso i torcetti, praticamente 4 euro i torcetti e 20 euro il gelato, ne ho preso 1 kg. E questa qui invece sarebbe la batteria che vi dicevo, io sul mio telefono ho questa entrata, mentre adesso quasi tutti i telefoni dovrebbero avere questa. E allora mi ha consigliato di prendere questa, però pensandoci, a me cioè io quando carico il telefono, sul telefono, cioè dal telefono ho questa, però la batteria ci devo avere solo che questo. Io la parte che inserisco nella batteria è questa. Ma comunque differenza di soldi tra l'uno e l'altro era di 4 euro, per cui niente di eccezionale. Comunque ho preso questa. Questa l'ho pagata 29, mentre l'altra costava 24, sempre 24,90, questa 29,90. Non so se si sente, però fuori in questo momento sta piovendo e ho messo anche il balcone così. Qui è dove ho messo le piantine aromatiche che ho preso, così le ho pronte a disposizione. Poi di qua vi faccio vedere e la cena per questa sera. Allora, fagiolini, due salsicce e polenta arrostita, rosolata. Comunque sono quelle confezioni di polenta già fatta, basta solo farle a fettine. Io le ho rosolate in questa pentola. Finito di rosolare la polenta, ci ho messo le salsicce. E per finire il gelato che ho preso prima. Thank you.
già fatto un paio di giri. Sono passata nel negozietto per prendere un po' di affettato. Sono andata al mercato agricolo qui di Vedelago, perché questo sono sicura che c'è, che è già la seconda o la terza volta che ci vengo. E domani mattina provo a vedere se c'è quello di Castelfranco, giusto per rendermi conto se hanno ripreso la normalità questi mercati agricoli. Perché vi devo dire che io vi porto l'esempio dei fagiolini. Presi all'ortofrutta hanno un gusto, presi al mercato agricolo hanno un gusto più acceso, più buono. Diciamo che a me piacciono di più, senti più il sapore della verdura. Comunque adesso provo a rendermi conto se sono aperti o cosa. E bene. Allora, c'ho caldo, perché non pensavo però, perché stamattina era nuvoloso ed è nuvoloso, adesso non so se, ecco, adesso vedete, è nuvoloso tuttora, però la temperatura è abbastanza calda, infatti ho questa magliettina così, con le maniche così, ma mi sento sudare, non so se sotto il braccio abbia dell'acqua e per giunta mascherina e guanti, immaginatevi. E per quanto riguarda la lampada che mi sono fatta ieri, che ieri sera era un po' arrossata, però stamattina vedo che già il rossore ha cominciato ad andarsene, comunque così, a posto così. Ok, adesso se faccio in tempo, volevo passare in agenzia viaggi per il discorso che ieri mi ha telefonato e mi ha ripetuto il discorso del buono che mi viene accreditato, però alla fine mi ha detto se passi ci accordiamo meglio, cioè ti spiego meglio tutta la faccenda. Allora adesso vediamo se riesco questa mattina a farci un giro questa mattina oppure domani mattina, visto che domani mattina sono proprio a Castelfranco. E una cosa, no, forse ieri non vi ho detto, che sono andata a prendere il gelato a Castelfranco. Lì di solito c'era il parcheggio a pagamento e io quando mi ero tirata fuori 50 centesimi per pagare il parcheggio e andare a prendere il gelato. Quando sono arrivata davanti alla macchinetta per fare lo scontrino, diciamo, e c'era fuori scritto che fino al 21 giugno, 21 del 6 2020, il parcheggio è gratuito. Per cui io quando parcheggio vado a controllare se il biglietto è ancora lì per sicurezza. Comunque hanno scritto questo biglietto. E, cioè, diciamo che è anche una bella cosa, così quell'euro, l'euro e mezzo, quello che si spendeva di solito per il parcheggio, lo si può risparmiare. Ed ecco qui le tre borse di questa mattina. Iniziamo con questa da acqua e sapone. Allora, ho ripreso la carta igienica, ormai potete chiamarmi donna della carta igienica. L'ho ripresa sempre da scorta. Ho preso il sottosedia, più grandi e più piccoli. Il profumo, questo qui, non mi sono ancora convinta se mi piace oppure no. Il macchinario che funziona con questi profumini. Ho deciso di cambiare profumo e vediamo se mi soddisfa di più del precedente. Spazzolini da denti, una confezione di ammorbidente, il solito che prendo dei Tesori d'Oriente, la Mamma. Questo è gel per capelli, non è per me, è per Davide. E qui dentro ho svuotato la borsa. Quest'altra borsa invece è di, beh, sono di cibo entrambe. Allora, di qua, questo è il negozietto qui in paese che vende alimentari. Ho preso il tonno. Per 1 euro ho trovato queste scatolette di funghi trifolati, per cui ho deciso di prenderle. Ne ho prese tre, di cui due sono funghi trifolati nuovi, questi invece sono i chiodini. Cambiano il tipo di funghi che ci sono al suo interno. Questi sono questi, mentre di qua ci sono questi. Poi una confezione di riso. Non l'ho mai assaggiato questo riso, arriva qui da Isola di Scala in provincia di Verona, praticamente 2 ore e mezza da qui di strada, e ho deciso di provare ad assaggiarlo.
Una confezione di polenta, perché come avete visto che vi ho fatto vedere la cena di ieri sera, ho utilizzato quello che avevo perché ho deciso di riprenderla. La Nutella pan di stelle e di qua due affettati. Uno è la un etto e mezzo di mortadella, l'altro è un etto di un salame piccante che vediamo se va mangiato oppure no. E di qua ho provato a prendere da loro anche il pane, non so se sia buono perché è la prima volta che lo prendo. Mentre di qua sono i prodotti che ho preso al mercato agricolo di Bevelago. Allora, ho preso un salamino di qua anche quella che la ragazza che vendeva il formaggio e il salame vendeva anche il pane e ne ho presa una. Mi ha detto che sono cotte a legna, tanto ne ho presa una da assaggio. E se sono buone, il prossimo mercoledì posso prenderne degli altri. Ho preso un formaggio morbidoccio, è un latteria morbido, e anche il stracchino, perché la scorsa settimana l'ho preso, assaggiato e mi è piaciuto. Mentre dal banchetto che vendeva verdura ho preso delle carote, i fagiolini. E di qua, se riesco ad aprire il sacchettino, e di qua un cappuccio. Oggi pomeriggio mi sono fatta una passeggiata. C'è una bella giornata, adesso non so se riesco a farvi vedere. C'è una bella giornata di sole, e per oggi ho deciso di fare la passeggiata. Ho camminato per un'ora. Di solito vado di qua, oggi sono andata di là, ma non ve l'ho documentato perché in questo vlog ci ho già messo la passeggiata dell'altro giorno, per cui questo giro l'ho saltato. E così oggi ho passato questa mezza giornata di pomeriggio a passeggiare. Sono un po' accaldata perché fa il meteo. Sì, il meteo segna la temperatura di 26-27 gradi per oggi. Poi le temperature nei prossimi giorni dovrebbero riabbassarsi, ma comunque per oggi è una bella giornata calda. Infatti, rispetto a stamattina che avevo le maniche quasi lunghe, oggi mi sono messa le maniche veramente corte. Ed eccomi qui con la cena di questa sera. Questo qui è finocchio tagliato a fettine con pomodoro e del prezzemolo e ciò l'ho condito con sale, olio e pepe. Mentre di qua ho preparato le fettine di polenta avanzate, con due le ho fatte con mortadella e due le ho fatte con l'affettato che vi dicevo che è tipo un salame però piccante. E sopra ci ho messo il formaggio, poi lo metto in microonde e che si sciolga un po' il formaggio e a posto così. E poi se si ha ancora fame c'è il restante affettato sia di questo che di questo. Ce l'ho fatta! Hanno aperto. Ho parlato con un banchetto del mercato agricolo qui di Castelfranco, mi hanno detto che loro ci sono stati, però c'è chi che si è fermato volontariamente. Per esempio, ho preso il carne di coniglio e lui mi ha detto che si è fermato 15 giorni volontariamente, se no potevano sempre lavorare. Allora, perché facendo due parole mi ha chiesto, sì, perché io non c'ero, allora gli ho detto che ero fuori comune e non si poteva girare da comune a comune. E lui mi ha detto sì, è vero, non si poteva passare da comune a comune. Comunque il mercato agricolo di Castelfranco c'è, sapete cosa ho anche preso? Poi ve li faccio vedere. Ho preso 5 kg di piselli e 1 kg di asparagi che sono più buoni di quelli dell'ortofrutta, quelli di zona, veramente di zona, qui hanno più gusto, poi ve li faccio vedere. Allora, adesso volevo andare a prendere un po' di pane, giusto per anche, cioè principalmente volevo andare a prendere il pane su un panificio che ho scoperto in questi giorni, per prendere un pacco di biscotti che non erano niente niente male. Allora, se c'hanno qui questi biscotti, prendo anche
qualcosa di pane, perché in teoria domani dovrebbe aprire dovrebbe essere aperto anche il pane che di solito prendevo a Montebelluna, quello casareccio, in teoria. Io ci provo, passo, vediamo se domani è aperto oppure no, ma per sicurezza è meglio che qualcosa di pane me lo prenda per essere sicura di averne un po'. Oggi super spesa di verdura principalmente. Allora vi spiego che questo sacchetto è di verdura, però ho preso al mercato agricolo. Visto che era pieno, era pesante, non ho preso nient'altro al mercato agricolo. Questo sono andata a prenderlo all'ortofrutta, anche perché, almeno qui nella mia zona, per esempio le melanzane e le zucchine non ci sono ancora, per cui le ho prese dall'ortofrutta. L'unico sacchetto che non è di ortofrutta, di frutta e verdura, è questo qui che è di carne di coniglio. Comunque adesso iniziamo a spacchettare il tutto. Allora, per quanto riguarda la carne di coniglio, ho preso la porchetta, che questa so che è buona. I peperoni ripieni con carne di coniglio e questi straccetti sempre di coniglio con gli asparagi. Al mercato agricolo ho preso finalmente, diciamo, il pomodoro, la passata di pomodoro, ne ho presi due vasetti. Questa che fanno loro a me piace moltissimo, di più rispetto a quella che trovo ai supermercati, è un marchio loro, per cui non lo si trova in giro, lo si trova solo al mercato agricolo. Poi qui dentro ci sono solo che 5 kg di fagioli e 1 kg di asparagi, e questa è tutta questa borsa. Iniziamo a spacchettare di qua. Dall'ortofrutta. Allora, dall'ortofrutta ho preso l'insalatina, questa qui novella per oggi a mezzogiorno. Di qua ho preso due cestini di fragole, perché due cestini costavano 5 euro, un cestino 2,80 euro, allora ne ho presi due. Al mercato agricolo c'erano due banchetti che vendevano anche le fragole, ma sinceramente questa borsa con anche i due vasetti dentro era troppo pesante, in più avevo anche quella e veramente non ce la facevo. Allora sono andata a prendere le fragole all'ortofrutta. Poi ho preso anche un cestino di pomodori, un altro cestino di pomodori che sono di tipo diverso. Questo dovrebbe essere il ciliegino, quello non so dirvi il nome, comunque mi piace come pomodoro. Per finire qui dentro come verdura ho preso un peperone, due zucchine di queste qui rotonde e le zucchine anche queste qui lunghe, e la melanzana, perché mi piace fare la melanzana fritta e la trovo solo che lì. Un altro acquisto che ho fatto questa mattina, ma me ne ero dimenticata. Praticamente, mentre vi raccontavo della verdura, mi è venuto in mente, ma sono passata anche dal panificio, e allora mi è venuto in mente che avevo in macchina questi prodotti. Allora, dal panificio ho preso un croissant alla crema, perché questo panificio c'ha anche il bar, per cui tiene anche prodotti da colazione. Come pane ho preso questo qui che lo chiamano pane arabo, e come dolcetti questi sono i biscotti che mi sembra di avervelo detto nella clip precedente, che ho trovato buoni, per cui li ho ripresi. Sono pasticcini da tè, c'è cioè un misto, e mi sono piaciuti. In aggiunta ho preso i cantucci alle mandorle, questi giusto per assaggiarli loro come li fanno. Tra un quarto d'ora devo andarmi a fare le sopracciglia, così le ho a posto per più o meno 3 settimane. Vediamo se i prezzi sono rimasti gli stessi da prima che chiudessero tutto. Di solito mi prendeva sui 10 euro. Vediamo se anche oggi continuo a prendermi 10 euro o cosa. Comunque adesso sono così
la parte che maggiormente vedrete più colorata, forse si noterà di più questa parte finale che adesso si vede e non si vede, diciamo. Comunque, tra un quarto d'ora ci devo andare. Ed ecco le sopracciglia fatte. Probabilmente, non so se la videocamera riesca a percepirlo, che sono arrossata per il discorso che quando utilizzano la ceretta io mi arrosso. E come soldi mi ha preso 15 5 euro in più, mi sembra del solito. Del solito, di quello che. Perché a mia memoria mi sembrava che mi prendessi 10. Comunque ho pagato 15 per questo risultato. Come vedete, io adesso dallo schermino della videocamera riesco a vedermi di più questa parte qui, che prima era più trasparente. Ok, adesso o che vado a fare una passeggiata. Che vado a fare una passeggiata. Qui sto preparando la cena per questa sera, gli asparagi cotti al vapore e le uova sode. Mentre di qua sono riuscita ad aprire tutti i piselli. Ne ho fatti due confezioni così, adesso li lavo e poi li metto nei sacchetti e li congelo. Sono qui a Montebelluna con la speranza che riapra anche il panificio, che prendevo il pane, quello cotto a legna, che è aperto solo il sabato e la domenica. Ma vi dico che arrivando non ho visto fuori il cartello che di solito metteva pane a cotto a legna. Io adesso aspetto 5 minuti, poi sul ritorno riguardo se c'è il biglietto e se non c'è vuol dire che per oggi non è aperto. Eccomi qui nel tornare. Ho riguardato se c'era fuori il biglietto, ma non c'era la lavagnetta con scritto aperto panni a legna, per cui ci ho rinunciato e per il momento loro non hanno ancora aperto e non so se riapriranno. Perché vi devo dire che l'altro giorno che ho fatto una passeggiata a Montebelluna, ho visto il negozio della Stonefly, che è un negozio di scarpe. È un marchio di scarpe e il negozio di Carpisa che sono vuoti, per cui non so se loro riapriranno dopo questa chiusura forzata di un paio di mesi. Ok, io adesso per questo vlog la finisco qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!